sono state presentate a Palazzo Santo Stefano le linee guida del piano provinciale dei rifiuti urbani. C'è una grande differenza fra la provincia e il comune, anche perché la differenza è se poi si va a conferire in discarica o si va a conferire all'inceneritore. Diciamo che il conferimento in discarica prevede che la raccolta differenziata sia molto spinta, molto meno se si va a conferire nell'inceneritore. La differenza con questo piano è che vogliamo chiudere delle ferite aperte nel nostro territorio e quindi pensiamo alla chiusura di Campo d'Arsego e alla chiusura di Ponte San Nicolò, facendo una tariffa unica in tutta la provincia, perché riteniamo che questo sia fondamentale, sbassando chi ce l'aveva troppo alta, come ad esempio la città. Siamo assolutamente autosufficienti, andremo via via riducendo, se non eliminando, le discariche presenti in provincia di Padova. Ci sarà la terza linea dell'inceneritore di Padova e quindi noi siamo assolutamente tranquilli. Non solo, la tariffa non avrà oscillazioni, per cui anche da questo punto di vista continuare ad essere autosufficienti, cambiare il sistema gestionale e mantenere sotto controllo i costi per i cittadini è una sfida che abbiamo vinto ed è veramente molto importante. Le linee guida che la Giunta ha approvato tengono conto appunto del termovalorizzatore di San Lazzaro come impianto strategico, su cui andranno a conferire circa il 75% dei rifiuti non riciclabili della provincia. Poi, per quanto riguarda la raccolta differenziata, c'è da tener conto che, nonostante anche il periodo di crisi, i dati del 2010 dimostrano che abbiamo un aumento ancora della raccolta differenziata in certe parti della provincia. In città c'è un lieve aumento, anche se oggettivamente la questione è più complessa. Tenuto conto di tutto questo, riteniamo che in questa prima fase però il lavoro svolto consenta di tenere l'equilibrio in tutto il territorio provinciale.